la coyuntura actual que vivimos, pues ahorita Bolivia está viviendo realmente un cambio, ¿no? Una revolución pacífica, yo la llamo, ¿no? Nuestro presidente Evo Morales está, para mí realmente se está esforzando mucho. Yo que lo veo, yo trabajo desde las 5 de la mañana, ¿no? Y yo siempre lo veo pasar a las 5 de la mañana a mi presidente cada día, ¿no? Y también se va tarde y también pasa por el mismo lugar, entonces yo sé que está trabajando. Oggi Bolivia digna e vivir bien sono le parole di ordine del governo di Evo Morales. Queste sarebbero una mescla delle tematiche elaborate da Marattighi, Gramsci, Camillo Torres con la filosofia dei popoli indigeni Aymara, Cequa e Guaraní. La cosa che mi ha più impressionato e che dicevo prima è che nel primo discorso di Evo Morales lui dice: abbiamo vinto. Ritorna Tupac Katari quando disse, uno smembrato, catturato dagli spagnoli, ucciso e smembrato, disse: tornerò e sarò milioni. E Evo Morales riprende questa frase dicendo: è la prima volta che noi gli indigeni governiamo, viva la coca, a morte gli yankee. Dalla resistenza passano appunto 500 anni e lui dice: vogliamo governare con le leggi che ci hanno lasciato i nostri antenati. E comincia il discorso con un minuto di silenzio proprio per i fratelli caduti, uccisi dalla repressione nell'alto. Io penso che questa storia di Evo Morales riprende molto da parte della riflessione, della grande riflessione di Mariátegui. Mariátegui fa un'operazione filosofica, ma soprattutto politica, di traduzione del marxismo nella realtà latinoamericana, e crea assolutamente il marxismo di Nostra America, il marxismo della patria grande. C'è un marxismo radicato nel contesto nostro americano, chiamiamolo così, e non latinoamericano. C'è un discorso che faceva anche Camillo Torres. Come no, assolutamente. Ed Evo Morales è stato capace di tradurre questo discorso andino, e di renderlo nel tempo attuale, cioè attualizzarlo. Lo ha reso fulcro aggregante di soggetti diversi, di soggetti uniti dall'oppressione, devastati dall'oppressione e dallo sfruttamento, nell'epoca del colonialismo e del neocolonialismo, delle oligarchie. L'importanza culturale e politica di questa traduzione interculturale che vuole Evo Morales è a base dell'originario processo rivoluzionario incentrato su Pachamama. Il programma del MAS si basa proprio nella costruzione della Bolivia degna, quindi la dignità sovrana, produttiva, per il vivir bien, quindi non per il profitto ma per il vivir bien. La concezione anche culturale, educativa, si fonda su un'idea di convivenza, la convivenza comunitaria, di cooperazione, possiamo dire, dove la complementarietà più che la solidarietà hanno una relazione con la madre terra. Bene, questo significa legarsi fra gruppi anche eterogenei sociali, significa rimettere al centro la riflessione gramsciana dell'egemonia politica, del soggetto politica, del blocco sociale, ma prima del blocco sociale del blocco storico. Probabilmente, non so se Evo Morales la chiama così, sicuramente la chiama Alvaro García Linera, ma questa è una riscoperta, fatemelo dire, andina del pensiero, perché è un pensiero di Gramsci. In effetti anche Mariátegui portava la riflessione in termini di classe, abbandonava le rigidità economiciste a cui purtroppo spesso siamo abituati, dogmatiche, eurocentriche anche di sinistra. Riteneva Mariátegui che fosse fondamentale la rilevanza del socialismo pratico, cioè del socialismo che si poteva riscontrare all'interno delle comunità indigene, che sono sopravvissute, nonostante il colonialismo, sono sopravvissute 500 anni. L'organizzazione sociale con le forme collettive di proprietà della terra, del lavoro sociale e comunitario, sulla base della reciprocità, continuano a vivere. Ecco perché Mariátegui non aveva probabilmente approfondito la
la lezione della cosmovisione andina, ovviamente, però del pensiero indigeno, però con Mariátegui si aprono le porte al riconoscimento della dignità cognitiva, etica, diciamo, a essere forse il precursore Mariátegui della decolonizzazione prima ancora di ogni altra cosa. Possiamo affermare che in tutta l'attività assolutamente di Evo, io la vivo anche da vicino, gli sono molto vicino e grato, è all'insegna prima di tutto della decolonizzazione, prima viene la decolonizzazione culturale, prima di tutto, e lì la lotta per la terra, la lotta per la coca, la lotta del MAS, le battaglie per l'acqua, le battaglie per la nazionalizzazione degli idrocarburi, tutte le battaglie che si sono susseguite non solo fino al 2005 ma anche dopo il 2005 sono la versione andina del socialismo per nel XXI secolo, e questo, diciamo così, mette al ruolo centrale nella vita politica i principi del vivir bene. L'integrazione del socialismo con i temi del vivir bene, io penso che sono una novità assoluta che a me affascina particolarmente, perché ti fa vivere anche l'analisi della crisi sistemica all'interno del modo di produzione capitalistica, dando vita ad un'alternativa che è l'economia popolare, che è la pianificazione popolare, l'educazione complementare, pluralista, sancite dalla legge dello Stato, quindi il vivir bene che si fa legge dello Stato. Credo che da un decennio ormai in Bolivia si va concretizzando quello che nei secoli avevano detto in chiave socio-economica i contadini, quello che avevano detto i popoli originari, e possiamo dire con orgoglio che il tentativo di sterminare i popoli originari, indigeni e primitivi, ha fatto invece sì che la cultura di questi popoli si rafforzasse e trovasse le sue forme organizzative del socialismo precapitalista nel nuovo socialismo proposto appunto da Álvaro García Linera e da Evo Morales.